Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. In questo momento indosso una maglietta in fibra 100% sintetica, però non è una materia plastica, è molto leggera e molto traspirante. L'ho pagata pochissimo, compresa la spedizione a 5-6 euro su AliExpress. Praticamente ha le stesse caratteristiche di una via di mezzo tra il cotone e la seta, appunto è molto leggero e traspirante. Non è quella roba plastica che uno si aspetterebbe avendo una maglietta sintetica. Questo perché nel corso del tempo sono migliorati tantissimo sia i processi di sintesi delle fibre, sia i processi produttivi dei filati e degli abiti realizzati con le fibre sintetiche. E le fibre sintetiche hanno avuto grandissimo mercato perché hanno un valore economico sicuramente inferiore delle fibre naturali e richiedono molto meno lavoro e indubbiamente hanno delle eccellenti qualità in molti casi. Anche perché togliendo le fibre sintetiche, a livello di fibre naturali ci restano pochissime cose, principalmente fibre di origine vegetale, come non so, il cotone e il lino, principalmente, poi seguiti magari da canapa, juta e tantissimi altri filati derivati da piante o da altre situazioni vegetali. Oltre a quelle di origine animale, tipicamente la lana, ma anche la seta, oppure il pelo, come l'angora, il mohair, con cui sono stati anche realizzati i primi orsacchiotti di peluche, o il cashmere, la vigogna, eccetera. E sempre restando nell'ambito animale abbiamo anche la piuma e il piumino, che vengono utilizzati sia per abiti sia per coperte, o il crine, principalmente dalla criniera o dalla coda dei cavalli, quello utilizzato maggiormente per cose come per esempio gli archetti per gli strumenti a corda. Oltre a questo ci resta ben poco, direi le pelli di animali conciate. Quindi ecco che le fibre sintetiche hanno trovato un mercato molto fiorente proprio per il discorso che permettono di realizzare degli abiti, dei filati, a un costo relativamente basso. Oggi vorrei ripercorrere con voi una parte del percorso che è stato delle fibre sintetiche nel corso della storia, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. La storia delle fibre sintetiche è lunga e costellata di tanti grandi e piccoli traguardi. Tutto comincia con quella che è considerata storicamente la prima fibra sintetica, anche se in realtà forse dovremmo definirla semisintetica, visto che è stata realizzata partendo da un prodotto naturale. Sto parlando della viscosa, sintetizzata nel 1855, ma che ha cominciato ad avere un sfruttamento commerciale serio ben 50 anni dopo, partendo quindi dal 1905, quando si trovò un processo per sintetizzare anche la cellulosa partendo dall'acetone, ottenendo una fibra che fu chiamata acetato. Il brevetto fu poi acquisito dalla DuPont all'inizio degli anni 20 del 1900 e il prodotto distribuito con il nome commerciale di Rayon. Nel frattempo la DuPont, che no, non sponsorizza questo video, stava lavorando anche ad altre fibre di sintesi e proprio intorno al 1920 riuscì a realizzare un prodotto che poi è stato distribuito con il nome di nylon, che aveva delle eccellenti caratteristiche di solidità, resistenza nel tempo ed elasticità. Un prodotto che ha avuto un boom commerciale subito dopo la Fiera Mondiale di New York del 1939, principalmente nella produzione di calze da donna, che sino a quel momento erano realizzate in seta, che erano però troppo costose, o in altre fibre che però tendevano a sformarsi, a non avere la giusta elasticità, eccetera, mentre il nylon risultava avere la perfetta elasticità, la perfetta vestibilità, ad essere molto molto resistente, e quindi ha avuto questo grandissimo successo. La produzione di nylon, tuttavia, durante la Seconda Guerra fu destinata principalmente alla produzione di paracadute e corde. Solo dopo la Seconda Guerra si ricominciò principalmente con la produzione di calze da donna e poi con la produzione di vari altri prodotti. Negli anni 40 si cominciavano a studiare anche delle resine di sintesi, sia per produrre quelli che potessero essere dei filati, sia per produrre quelli che potessero essere film e materie plastiche di ogni genere. E un'altra grande innovazione nell'ambito delle resine sintetiche negli anni 40 del 1900 sicuramente è il polietilene tereftalato, che se lo pronunciate tre volte velocemente di notte davanti a uno specchio con una candela accesa appare uno spirito e vi fa i complimenti perché è uno scioglilingua. Il PETF è arrivato sino ai giorni nostri e ha grandi caratteristiche che lo rendono una resina molto interessante.
stressante, è adatta al contatto con il cibo, è tendenzialmente inerte a contatto con moltissime sostanze, resiste e rimane flessibile a temperature molto basse e a temperature molto alte, e si realizza un po' di tutto, dal filato al film a materie plastiche più complesse. Le bottiglie di plastica spesso sono realizzate in polietilene. Sotto forma di film, su cui viene sublimata della vernice a base metallica, si ottiene una sostanza dal nome commerciale di Mylar, che ha la forma simile a quella che potrebbe essere la carta stagnola, ma è estremamente resistente, ha un'eccellente capacità termica, ha eccellenti capacità di resistenza meccanica, e viene utilizzato per tantissime cose, che vanno dalle più semplici, come le copertine metalliche di emergenza, a cose come palloncini, che sono particolarmente resistenti e in grado di tenere meglio gas elio e altri gas. Negli anni 50, a partire dal Rayon, si sviluppa l'acrilico, che diventa una sostanza particolarmente versatile, perché ha delle caratteristiche che lo rendono molto simile alla lana, pur avendo un peso molto più leggero, un costo di produzione estremamente più basso, grande capacità di essere tinto, di ricevere dei colori, e quindi si realizzano delle stoffe con le stesse caratteristiche della lana, ma con un costo decisamente più basso. Parallelamente, dalla seconda metà degli anni 50 si realizzano moltissime altre resine plastiche, con le quali si ottengono delle fibre, dei filati e dei film molto molto funzionali, come per esempio il poliuretano, sviluppato nel 1956. E da quel punto la storia delle fibre sintetiche diventa qualcosa di incredibilmente complesso, con la nascita non solo di centinaia di fibre, dove piccole variazioni fanno ottenere delle situazioni completamente differenti e delle caratteristiche sicuramente migliori, si cominciano a sviluppare degli abiti e vengono realizzati con filati misti, e si cominciano a migliorare tantissimo le tecniche di produzione della filatura, le tecniche di produzione della fibra, le tecniche di produzione dei film, e siamo arrivati ai giorni nostri. Voi cosa mi dite? Utilizzate molti abiti in fibre sintetiche o preferite di più le fibre naturali? Molte fibre sintetiche sono traspiranti, alcune fibre sintetiche sono invece particolarmente adatte a inzupparsi facilmente di sudore, quindi ci sono pro e contro, ma così come ci sono pro e contro un po' in tutte le cose. Per cui sono curioso di sentire la vostra, parliamone nei commenti qua sotto. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!